La contaminazione è una vera e propria arma che le multinazionali possiedono per divulgare prodotti molto redditizi, ovviamente solo per se stesse, gli OGM. Una legge può vietare la coltivazione, ma nessuna legge può vietare la dispersione del polline anche per chilometri. Di rischio, anche qui nel nostro paese, in cui la coltivazione di OGM è comunque vietata, si è parlato lo scorso settembre, quando fece notizia la scoperta di campi contaminati nel Lazio, addirittura in provincia di Roma. I dati provenivano dai controlli effettuati dall'ARSIAL, l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio, letteralmente chiusasi ad ogni nostro tentativo, anche nei mesi seguenti, di approfondire la faccenda e capire l'entità del fenomeno registrato. A dirci qualcosa in merito il Comitato Scientifico Equivita, che da più di 10 anni porta avanti un'azione importante contro l'uso improprio delle modifiche genetiche, contro la diffusione degli OGM e la brevettabilità della materia vivente. Nel Lazio è molto importante adesso tenere molto duro e opporsi a dei controlli che non sono completi, perché loro hanno trovato due casi di inquinamento, di contaminazione da OGM non autorizzati, perché sono gli OGM che vengono importati per mangime animale, ma che non sono autorizzati per la coltivazione, ma che chiaramente inquinano, e praticamente facendo soltanto un controllo sull'1% delle coltivazioni. Perciò bisognerà richiedere dei controlli molto più ferrei e bisognerà tenere duro, perché se no quello che non è entrato dalla porta entra dalla finestra, cioè quello che non è entrato seguendo le regole, le autorizzazioni ufficiali, entra per forza, perché la contaminazione poi si propaga sempre. Dobbiamo batterci per un'etichettatura e tracciabilità degli OGM anche quando vengono utilizzati per mangime animale, a maggior ragione adesso che sono stati fatti studi scientifici che dimostrano che questo OGM non sparisce, perché non finisce nell'animale che viene alimentato con l'OGM, ma praticamente questa modifica genetica si trasmette anche a chi consuma animali alimentati con OGM. Ci sono studi scientifici recenti che l'hanno dimostrato e che ci lasciano nell'incertezza di sapere cosa ne sarà della nostra salute. Per non parlare poi della questione ambientale, perché nel momento in cui si diffondono appunto per contaminazione, oltre che per alimentazione nell'ambiente, l'effetto è sicuramente molto negativo. Bisogna considerare che l'Italia ha come sua grande ricchezza proprio questa sua specificità agricola e alimentare. La tradizione culturale italiana è ricca di tutto quello che riguarda l'alimentazione, la cucina, e molti stranieri vengono in Italia proprio per questo. E noi non ci possiamo giocare questa fonte di reddito, se vogliamo metterla anche solo sul piano del reddito, per autorizzare degli OGM che poi, e questo va detto proprio come cosa principale, non hanno assolutamente mai portato alcun vantaggio né agli agricoltori né ai consumatori, malgrado le mille promesse, perché non aumentano la produttività, non riducono, anzi la riducono un po' la produttività, non riducono l'inquinamento chimico, al contrario lo aumentano in media di 4 volte. Questi sono studi che già esistevano nei primi anni del secolo, ma che adesso sono stati ripetuti, che praticamente combaciano con altri studi, sono sempre uguali i risultati. L'inquinamento chimico aumenta moltissimo, perché la maggior parte degli OGM sono prodotti per rendere resistenti agli erbicidi. Questo già l'80% del 70-80% degli OGM sono modificati per rendere le piante resistenti agli erbicidi, cioè per dire poter dire all'agricoltore: con questo tu non hai il problema delle piante infestanti, perché puoi usare quanto erbicida vuoi, la pianta non ne soffre. E questo è una
cosa spaventosa, perché usare quanto diserbante vuoi, effettivamente non solo lo può usare, ma lo deve usare perché man mano la pianta ne richiede sempre di più, si crea l'assuefazione, il fenomeno di resistenza, e praticamente è necessario poi arrivare a dei livelli di inquinamento del suolo, dell'acqua, dell'aria, di cui noi risentiamo direttamente come salute, di cui l'ambiente risente pure moltissimo.